Sabato 21 gennaio la città di Pozzallo ospiterà l'assemblea regionale di CNA Balneari Sicilia dal titolo Tempo scaduto per i balneari siciliani. L'appuntamento è previsto alle 10:30 presso lo spazio Cultura Meno Assenza. Le concessioni balneari scadranno a partire dal 1 gennaio 2024 in tutta Italia, Sicilia compresa. Le due sentenze, la numero 17 e 18, pronunciate lo scorso 9 novembre dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non lasciano infatti spazio alle interpretazioni. Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce che sono in contrasto con il contratto sul funzionamento dell'Unione Europea e con le direttive Bolkestein e deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari, i quali potranno partecipare alle gare che dovranno essere ancora bandite. Quello che emerge dalle due sentenze è che la norma europea è self-executing e dunque l'organo amministrativo non può applicare la norma primaria nazionale o regionale in conflitto con il diritto comunitario. All'importante appuntamento interverranno Sebastiano Battiato, presidente CNA Sicilia, il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna, Sabina Cardinali, presidente nazionale CNA Balneari, Guglielmo Pacchione, presidente regionale CNA Balneari, ed inoltre è prevista anche la presenza dell'assessore Elena Pagano, assessore regionale Territorio ed Ambiente, e Nello Musumeci, ministro per le politiche del mare. Saranno presenti inoltre esponenti della deputazione nazionale e regionale.